Ripeto, eccoci nuovi, buonasera, siamo un'altra volta online, e sempre da Fuerteventura, ancora ricco. Oggi veramente sarò molto restrittivo, veloce, perché non mi va di stare a perdere tempo sempre con le solite cose, e sempre a parlare delle solite cose, delle solite problematiche e tutto, quindi voglio essere molto restrittivo. Non mi piace fare nomi, tanto i nomi sono già venuti fuori nel mondo del Facebook sul muro, quindi non li voglio rifare. Voglio fare semplicemente un riassunto di questa giornata, diciamo così, con uno scambio di messaggi molto molto, come si può dire, molto molto calienti, calienti col focolare bello attivo con determinate persone. Non le sto a nominare. Voglio semplicemente dire che posso confermare che ancora una volta, proprio qui in quelle di Fuerteventura, in Coraleco, ahimè, stava andando male per delle conoscenze, mie conoscenze, che poi, diciamo così, si sono ritrovati anche ad ascoltarsi e a sentirsi di fare delle domande tipo: ma come fai a conoscere Davide? Io ti rispondo direttamente: come fai a conoscerlo? Dove l'hai conosciuto? Perché lo conosci? Ciao Valerio, buonasera. Semplicemente che non ho bisogno di te che fai dalla mattina alla sera video e ti metti su YouTuber e chiedi a gente di iscriversi sul tuo canale e tutto quanto, ok? A cercare appunto, a elemosinare che la gente si iscrive. Io non ho bisogno. Come vedi, la gente mi conosce e sicuramente la persona è lì che mi guarda, no? Però non faccio nome. Se si vuole presentare, si può presentare, non ho problemi io a comunicare con lui, ma anche passeggiando fuori, ci si può incontrare, si chiacchiera e ci si dà una piccola quadra. Ma sai, quando poi si dice determinate cose, la gente dice: ah, non ho tempo da perdere, non ho tempo da perdere, che sono degli industriali, businessman. Comunque, a parte detto queste stronzate, arriviamo al sodo. Sono ancora contento. Mio nome e cognome lo conoscete, Davide Sola, nome di fatto, però a gratis, ma per il cuore, per amicizia, sono contento che, bene o male, ho aiutato, no? Ho semplicemente dato dei consigli a delle persone, quali appunto anche loro, diciamo, sono state, no, ingannate, perché è una brutta parola dire si sono fatti ingannare, no. Diciamo si sono fatti prendere un attimino sul, come si può dire, sull'là, per rimanere più tranquilli possibile in una trasmissione, no, ma in una registrazione online, e si sono fatti un po' prendere dalla mano a credere a queste dicerie, a queste pubblicità sempre inesistenti, inesistenti. Addirittura in questi giorni, da questi miei amici, io dico amici, parte di tutto, dico amici a tutto il mondo, ma in più dico amici quando vengono nei miei tavoli a casa a mangiare, dove mangio io con la mia famiglia, qui a Fuerteventura, a Monte Carlo, casa mia, Follonica, casa mia o di mio padre. Chi mangia a me al tavolo per me sono amici, è differente la conoscenza. Ok. Però eccoti lì che sembra veramente che qui bisogna di giorno in giorno stare attenti a determinate, come le volete chiamare voi, pubblicità? Non lo so nemmeno io se dire pubblicità o dire, scusate la parola, stronzate, ascoltare delle stronzate che vengono pubblicizzate a gratis su tutti i mondi web, dove la gente ad oggi, che in un momento sta attraversando un momento abbastanza particolare causa Covid, quindi abbiamo già la testa presa per dei motivi di lavoro, motivi di soldi, motivi di business, motivi proprio che questo Covid ci sta rovinando. Ci sono poi gli avvoltoi che dietro cercano di darti sbang, come si suol dire, la mazzata quella pesante. Però vi faccio presente che quella pubblicità, tanto lo sapete, quando uno dice quale pubblicità, lo saprete anche, quella pubblicità che hanno divulgato, che, ascoltate bene, che a Fuerteventura ci sono aree
aree messe a disposizione per roulotte e camper, dove trovi tutto l'assistenza del dovuto, quindi acqua, luce, a gratis. Quella è un'altra pubblicità che non è vera per niente, un'altra stronzata, scusate il termine, un'altra cavolata, semplicemente perché nemmeno 5 mesi fa, ma 2 mesi fa, tra dicembre e gennaio, c'era nell'area, ok, che stavano valutando il tema, il discorso di privare alla gente di sostare più di determinati giorni, quindi di accamparsi, di vivere lungo la costa, lungo le spiagge, lungo le grandi strade bianche di Fuerteventura con le proprie tende, con le proprie roulotte e con le proprie camper. Quindi, per cui chiaramente non tutti stanno sempre lì ad ascoltare le leggi, non le leggi, le cose, non le cose. Oh, non tutti stanno lì a ascoltare, vogliono venire a divertirsi in vacanza, quello è giusto e sia. Ahimè, dei miei amici, miei conoscenti, quali alcuni gli hanno detto: ma come fai a conoscere Davide? Ripeto, io non sono su YouTube, faccio follower, youtuber, no, sono Davide Sola, di nome di fatto, però mi piace non far, come si dice, illudere la gente di cose inesistenti. Cosa che invece, siccome a Fuerteventura ci sono delle persone, non tutte, ve le assicuro, non tutte, ma ce ne sono tanti che ormai sono presi, non dico all'astio, perché prima fanno i gradassi numero uno. Ah, Covid, io sono a posto per 6-7 anni. Io mi mantengo per 6-7 anni. Ma non dite, e poi invece si vede che arrivano a far di tutto per guadagnare un euro rubato, secondo me. Pronto? Sono qui pronto anche a prendere denuncio quello e quell'altro, mi avete denunciato perché sembra di cose false, che fatelo, non ho problemi, proprio mi ci sono messo di punta e ci vado fino a un fondo, senza far nomi qua, i nomi si fanno, se devono proprio uscire, in altre situazioni, in altre sedute, che è molto più bello e divertente, perché almeno puoi mettere la gente in ginocchio e ti fai due risate. Quindi, ad oggi, voglio farlo, come avevo detto prima, breve, non vi voglio rubare tempo, vi dico continuamente sempre la mia idea, il mio pensiero: ragazzi, venite a Fuerteventura, fatevi la vostra vacanza, divertitevi, c'è il sole. Purtroppo quest'anno abbiamo sofferto un po' della meteo, perché effettivamente anche qui ha fatto brutto, ha piovuto, le temperature si sono abbassate enormemente in confronto a 10 anni, ma anche a 20 anni, ma anche a 30 anni, da quando vengo qui, si sono veramente abbassate notevolmente. Però già anche oggi c'erano 22, 23, 24 gradi, quindi per questa cosa qui continuate a venire a divertirvi. E l'unica cosa che continuo a dire: non ascoltate stronzate pubblicizzate a gratis, non le ascoltate, la pura santa sacra verità lo potete chiedere a chi vi pare, non a quelli che hanno bisogno di vivere, di campare, di fare due soldi con i follower. Ma chiedete alle persone normali, alle persone che ci vivono, alle persone che ci vengano in ferie. Venite in ferie, divertitevi, è tutto vero, si sta bene, c'è il sole, c'è il mare, c'è l'acqua chiara, la sabbia bianca, quello è vero. Oltre non andate. Non è vero che ci sono, ve lo dico subito, non è vero che ci sono aree adibite a camper, roulotte, tutto gratis, non è vero, perché anche non lontano da qui, a Pozzonegro ce n'è una, per dire, bellissima posizione, strategia per farsi il bagno, mangiare una buona paella, e c'è, giusto lì ci sono 10 colonnine, ma ne funziona una, purtroppo, perché ormai si sa che è tutto un po' abbandonato grazie a questo sviluppo. E quindi concludo il discorso, appunto, di rimanere sempre ben bene coi piedi per terra e di non continuare ad ascoltare determinate pubblicità che sono zero. Invece, senza dire no, ma non diciamo così, punto il dito a te che forse mi stai guardando, oppure ti diranno: guarda Davide Sola, sì, sono io, ha detto determinate cose. Io, vedi, in questo momento non faccio il tuo nome, ma è bene che prima di fare il mio nome, ok, è bene in giro per Fuerteventura, è bene che ogni tanto la mattina, invece di una, ti lavi 3 volte la bocca al dentifricio, perché
è molto meglio. Te lo ripeto, perché per coincidenza, purtroppo, ahimè, ti è andata male, te è andata male, e ciò che io dico e ciò che rispondo a determinati link di altre conoscenze, di altre amicizie, sono solo cose che vere, sono solo cose veritiere, ok? Quindi tutto il mondo, non è tutto il mondo, tutto lì, stupido, a farsi giullare, perché poi ti va male, perché trovi persone che sembra che siano le classi a prendere la rete e portarsene, ma lo fanno anche per guardare, setacciare, visualizzare, toccare con mano e rendersi conto di quanto possa essere vera una pubblicità o no, e poi prendono la loro strada. Ebbene sì, qui ci sono già stati casi, no, uno, due, tre, siamo al quarto, uno, due, tre, quattro. Quattro famiglie, quattro amici, ok? Quindi, riferito a voi, a te persona, in particolar modo, se hai un problema, te l'ho già detto, ti ho invitato anche oggi, vieni, facciamo una passeggiata per Coraleco e vediamo, e vediamo. Io non ho follower, io non ho nessuno, però vediamo quanto più è contenta la gente a salutare una persona o un'altra persona. Ma io sono Davide Sola e sono contento di essere Davide Sola, nome e di fatto. Però le sole non le tiro, le vado e le risolvo. Dove voi, a modo voi, ci fate anche un eurino, ok? E per me vuol dire un eurino fatto in quella maniera, piccole truffettine come i cartoni animati, no? Vi piace fare truffettine e tutto quanto? Io non ci guadagno, non me ne frega niente, perché mi piace che la gente sia bella e serena qui su quest'isola, ok? Perché ormai sono anni che va avanti la barzelletta e tutto, Fuerteventura, gli italiani, no, c'è una fascia di italiani che fa in questa maniera, e è quella famosa fascia che abbiamo sentito tante volte, la nuova generazione, perché la nuova generazione è il futuro. Ma di che cosa? Che siete nati ieri, conoscete l'isola da 2 anni, da 3 anni, e sembra che fa un po' siete imperatori, governatori, dettate leggi voi, e sembra tutto quello che dite voi si realizza. Ma quei quattro vecchietti o sfigati, okay, che se ne vengano in vacanza e cadono nel vostro banchetto, ok? Era, ci siamo capiti quello che volevo dire? Quindi, per cui, prima di continuare a raccontare stronzate, ma davvero, fate come sto facendo io, mi sto guardando per vedere, oh, ma l'inquadratura è giusta, no? Ecco, voi fatelo anche voi allo specchio, guardatevi allo specchio e fatemi un attimino un esame di coscienza, ok? Perché siete i primi poi a puntare il dito contro gli italiani, ma anche voi siete voi italiani, che vi piace vendere tarantelle, vendere cose inesistenti, solo che stronzate. E oggi mi dispiace, vi ho servito sul piatto ciò che combinate. E è la prima, e io andrò avanti anche ad aprile, che ritornerò nel Principato di Monaco, perché io torno a lavorare per riempire il mio salvadanaio per poi farmi i miei mesi di vacanza. Io torno a lavorare, a far cosa? A sciacquare le barche, sì, torno a Monte Carlo a sciacquare le barche, a riempire il mio salvadanario, quindi poi casomai tornare qui o su un'altra isoletta, quello è, e godere del mio sacrificio, del mio lavorato stagionale. Non rimango qui cercando sempre destra e sinistra, derecha e schierda, ok? Un modo per far che? Per fregare gli altri? Per farvi vedere belli e poi non arrivate mai a concludere? Dai. Comunque, detto questo, voglio chiudere scherzando, vi aspetto perché il prossimo video lo farò insieme ad altri amici, ad altre persone di livello, perché io credo tra aprile, tra il primo e il 15 di aprile, sarà inaugurata la nuova seggiovia da Ablito fino a Porto di Rosario. È vero, eh? Apriamo una seggiovia dove ci sarà anche una sosta, e in questa sosta possiamo giocare anche a golf, faremo tutto, non vi preoccupate, siamo noi, ma è che, comunque ragazzi, ricordatevi sempre, venite a Fuerteventura quando potete, fatevi il test, ecco questo io non me lo intendo, fatevi i test, covid, non covid, vanno fatti, però venite perché effettivamente
ci si sta bene. Dopo 30 anni posso dire che ci vengo spesso, ci si sta bene, si gode un bel sole, una, belle temperature, spesso, diciamo così, il bagno, tutto quanto, si mangia bene, si mangia bene, è bello andare anche nei posti interni ancora di più, ok? Però rimane sempre il fatto, state attenti a queste nuove generazioni, new generation, che fanno loro pubblicità, che un vegano è. Ah, eccolo, come si chiamava? Aiutatemi, aiutatemi. Sono la nuova generazione di Vanna Marchi, la trovate qui, direttamente a Fuerteventura. Non faccio nome, però ogni stato, paese ha la sua Vanna Marchi. Qui l'abbiamo trovata, ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao, ciao ragazzi, a presto. Ah, è probabile che ci vediamo sabato, perché sabato partiamo, ci andiamo a Hawaii, andiamo a surfare, a passarci una bellissima, un bellissimo weekend lungo, perché sabato, domenica, lunedì e martedì i bambini qui hanno scuola, fortunatamente, così andiamo a passare 4 giorni là a divertirci. Può darsi che ci rivediamo là. E a tra poco ci vedremo forse anche in qualche rete televisiva, mi sto proprio divertendo. Ragazzi, ciao, alla prossima, vi aspetto sempre. Ciao, 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 a presto. Yepa! Ricordatevi, se vi fa piacere, come dicono tutti, aspetta, mettete un click, iscrivetevi, mettetevi un like e ditemi sì, Davide, ci piaci, vogliamo essere con te e tutto quanto. Ti seguiremo, dai, seguitemi, per favore, seguitemi, dai, fatemi casare. Voglio che mi seguite. Sono normale? No, non sono normale, avete ragione, non sono proprio normale. Ma sono così. Ciao! Che dire?